Grazie Presidente. Noi continuiamo a parlare di politiche abitative. In quest'Aula abbiamo votato una delibera proprio oggi sui piani di zona, per la decadenza di un piano di zona. Lo sapete se questa amministrazione non faceva questo atto e non lo votava oggi che cosa accadeva? Ve lo dico io che cosa accadeva. Che le famiglie che stanno in quel piano di zona perdevano la casa. Perdevano la casa! Cioè, ci stiamo rendendo conto? Allora, il problema delle politiche abitative deve essere affrontato a 360 gradi e questa amministrazione sta lavorando proprio con questo obiettivo. Perché andare a mettere legalità nei piani di zona significa prevenire emergenza abitativa a persone che domani potrebbero stare per strada perché una casa l'hanno pagata, però non è più loro. Lavorare sull'housing sociale quando per anni non è stato fatto niente significa prevenire nuova emergenza creando dei cuscinetti, degli ammortizzatori, dei canoni calmierati di affitto. Allora, a me sembra assurdo che si dica veramente che il Movimento 5 Stelle non sta facendo niente, perché anche solo sull'opera di prevenzione dall'emergenza, solo questi atti che io ho descritto adesso stanno facendo un lavoro innovativo che non era mai stato fatto prima nella storia di Roma. Oltre a questo aspetto, vorrei sottolineare che forse questo tavolo che abbiamo proposto non è stato compreso bene. Perché oltre a poter cambiare le regole all'interno di un tavolo del genere, si può chiedere per esempio alla Regione di attuare quello che non sta attuando con la legge sul piano casa. Perché la Regione avrebbe dovuto fare un censimento degli immobili non utilizzati da anni e requisirli, prenderli a sé per l'emergenza abitativa. Non è stato fatto niente di tutto questo dalla Regione. Allora, qual è il contributo? Ma pensate che Roma Capitale su una partita del genere possa veramente agire da sola? Ma cosa è stato fatto? Ma chi è stato chiesto? Cominciamo veramente a chiedere a chi ha competenza di iniziare a fare quello che deve fare a 360 gradi. Noi stiamo lavorando sul contributo all'affitto, abbiamo lavorato sul regolamento dei beni confiscati proprio in vista di questo. Stiamo lavorando, abbiamo protocollato, a settembre arriverà una delibera sull'housing sociale, l'abbiamo discussa in commissione congiunta patrimonio urbanistica, proprio per prevenire, non solo prevenire, ma utilizzare gli immobili ai fini dell'emergenza abitativa. È chiaro che un tavolo mette in gioco il fatto che il Comune pretenda che ciascuno faccia la propria parte e laddove c'è da cambiare qualcosa, le regole, si provino a cambiare, si faccia qualcosa laddove si ha la competenza per farla. Non è che se un partito è al governo o al comune, allora che fa? Se la gioca in casa? No, è chiaro che ci vuole un tavolo istituzionale dove tutti sono rappresentati, dove tutti vengono formalmente invitati a fare ciò che caldamente dovrebbero fare. Quindi, detto ciò, per quanto riguarda questa mozione, siamo in parte, alcuni punti di questa mozione saremmo stati a favore, su altri invece non lo siamo e quindi, non essendoci venuti incontro nella modifica di alcune cose, noi siamo costretti ad astenerci. Grazie.